Ragazzi, buonasera a tutti. Vi ricordo, per chi volesse sostenere il canale, che lo può fare solo ed esclusivamente gratis con un semplice clic su iscriviti ed attivando la campanellina. Juventus Ken alla Fiorentina diventa un caso. I tifosi interisti si lanciano all'attacco di Commisso. La cessione di Moise Kean della Juventus alla Fiorentina scatena la rabbia dei tifosi nerazzurri che vanno all'attacco del presidente Commisso. È l'ennesimo regalo ed è quello che penso anch'io, perché non puoi pagare circa 20 milioni uno che a gennaio si libera a zero e che tra l'altro non fa gol nemmeno con le mani. Quindi è un acquisto assurdo questo di Moise Kean da parte di Gobbisso, come lo chiamano a Firenze. Ma attenzione, attenzione cari ragazzi, attenzione, e lo dico un'altra volta, attenzione con la A maiuscola. Perché il professor Bava, colui che ha scritto un paio di libri, uno dei più famosi è Come si leggono i bilanci nel calcio, se non sbaglio, andate a vedere per chi non lo conoscesse chi è il professor Bava, in un canale molto seguito della Juventus, un canale YouTube, qualche ora fa dice delle cose che hanno del clamoroso, nonostante lui sia un tifoso juventino, ma anche tra di loro ci sono delle persone corrette, poche, ma anche tra gli juventini ci sono delle persone corrette, cari ragazzi, perché cosa dice il professor Bava? Il che dice, te lo dico io, il che dice? Dice che il settlement agreement sarà violato dalla Juventus, che la Juve violerà il settlement agreement, e cosa ancora più grave, cosa dice? Dice che la Juve spera in una multina, che la Juve spera in una piccola multa, mentre cosa potrebbe succedere violando il settlement agreement? Potrebbe succedere che alla Juve gli possa essere bloccato il mercato gennaio-luglio 2025. Attenzione! E tra l'altro conclude, e io ammiro queste persone, nonostante la fede calcistica, che hanno cioè, capito? Che a livello intellettuale sono oneste e hanno questa onestà intellettuale, dice che la Juve, pur avendolo diminuito, attenzione, attenzione, il professor Bava dice testuali parole, nonostante la Juve abbia lavorato e diminuito un po' il debito, rimane una società di calcio con un debito importante. Con questa concludo, era una piccola chicca. Regalo Kin, ancora io voglio capire come hanno fatto a prendere Douglas Luiz e a valutare quei due ragazzini 50 milioni. Chi di dovere farà le proprie domande e i propri accertamenti. Ciao Inter.